C'erano anche l'assessore provinciale alle infrastrutture Mauro Gilmozzi e il presidente di Patrimonio del Trentino SPA Mario Agostini, ovvero la società della provincia proprietaria dell'immobile, stamattina alle 11 al Palavela a Riva del Garda per il taglio ufficiale del nastro della struttura temporanea realizzata per sopperire alla futura carenza di spazi congressuali nel momento in cui partiranno i lavori del nuovo palazzo di congressi con annesso teatro. Il Palavela ha di fatto aperto i battenti già da un paio di mesi e ospitato importanti manifestazioni come il Bike Festival e alcune regate internazionali organizzate dalla Fraglia della Vela Riva. Il progetto è stato realizzato dalla nuova agenzia SRL, una start-up di ingegneria giovane con sede ad Arco, presieduta da Eleonora Angelini. È composta da sei giovani professionisti locali con un'età media di 36 anni. E quello del Palavela è stato uno dei primi progetti che hanno gestito sul nostro territorio. Il Palavela è una struttura importante, propedeutica per il rinnovo del Palacongressi. Sì, direi che era proprio l'elemento fondamentale, cruciale per poter poi procedere con la ristrutturazione del Palacongressi di Riva del Garda. Quindi questa è una struttura che è precaria, quindi è destinata ad essere tale, però è anche molto bella, insomma, è molto funzionale, che prelude evidentemente ai lavori che devono essere fatti poi. Credo che i lavori possano cominciare, che si vada all'appalto ancora entro quest'anno e che possano cominciare all'inizio dell'anno prossimo, lavori che renderanno il Palacongressi di Riva del Garda non solo il polo congressuale del Trentino, ma penso di poter dire dell'intero Garda, perché la dimensione delle sale, la grande sala di accoglienza, insomma, per eventi, no? E quant'altro, credo veramente qualifichi le infrastrutture del Garda e in particolare di Riva del Garda, insomma, di tutta la zona trentina. Quindi è insieme funzionale, ma dà anche una grande opportunità di sviluppo, garantendo che, insomma, la parte trentina del Garda sia un punto di riferimento importante nel turismo nazionale.